Buongiorno, buon mercoledì, si apre l'edicola di 8 Channel. Partiamo subito con i quotidiani per conoscere i principali fatti del giorno. Partiamo da Roma, la prima pagina è dedicata al killer di Mergellina, il killer degli chalet che è stato incastrato dalle telecamere, innocente ammazzato a Mergellina. Parliamo di Francesco Pio Maimone, lo vediamo in questo riquadro. È stato fermato il figlio del defunto boss Valda, quindi il presunto assassino. È un coetaneo che, pensate, allo stesso nome della vittima, Francesco Pio. Intanto Mattarella, omaggio a Don Diana, e sul 18enne dice: gli hanno strappato il futuro. Continuiamo a guardare la prima pagina del Roma. Frode IVA, 12 indagati, finanzieri infedeli, tre in cella, Napoli. E ancora pronto soccorso al San Giovanni Bosco, slitta la riapertura. Quindi tanta cronaca oggi in edicola con il Roma. Ma ricordiamo anche gli scontri sulla 1, sotto inchiesta 12 tifosi azzurri, fari su tre gruppi, la guerriglia ultras, si allarga l'inchiesta e sono 33 gli indagati. Questa è la prima pagina del Roma, torniamo sulla schermata principale per poter guardare nel complesso le prime pagine. Partiamo anche dai temi nazionali e internazionali con la Repubblica, che oggi titola con acqua il grande spreco. Siccità. L'Italia è al disastro idrico, perde un acquedotto su due, abbiamo i consumi più alti d'Europa, 3 milioni di cittadini a rischio razionamenti, il governo, un super commissario per le dighe e sarà un leghista. Vedete anche questa foto di un grande appunto spreco idrico, di un grande appunto anche elemento che racconta la siccità, che appunto racconta di un'Italia al tracollo. Andiamo sul primo piano, l'Italia assetata ma sprecona, metà dell'acqua va perduta, anni per riparare la rete con l'abrodo. Il rapporto Istat, pensate, buttati via 157 litri al giorno per abitante, disseterebbero 43 milioni di persone. Il paese è nella piena crisi idrica ed è primo in Europa per consumo di potabile, ma le bollette sono le più basse. Noi la celebriamo, lei sfugge via, la giornata mondiale dell'acqua si apre oggi tra dati inquietanti come il 42% delle perdite dagli acquedotti della penisola, i 3 milioni di cittadini a rischio razionamento che già oggi a primavera iniziata vengono riforniti, pensate, con le autobotti. La sensazione è che il rapporto fra l'Italia e la sua acqua sia incrinata, soprattutto in un nord ricco di laghi e fiumi che tutto si aspettava tranne una siccità lunga e già anticipata. I problemi degli acquedotti, qualche dato all'interno, sono più sentiti al sud, le perdite sono del 47% contro una media del 31% nel nord-ovest. Questo secondo i dati pubblicati ieri da Utilitalia nel suo Blue Book sul servizio idrico che appunto si ha in Italia. Gli investimenti dal 2011 sono gradualmente quadruplicati fino a 56 euro annui per abitanti, restano lontani dalla media europea che, pensate, è di 82. Intanto l'intervista a Marco Petitta, l'idrogeologo della Sapienza, che dice: la nostra ricchezza sono le falde, ricarichiamole con i bacini idrici. In certi paesi africani si creano invasi per riempirli d'acqua con la piena dei fiumi. Questa potrebbe essere una soluzione naturale efficace. E ancora i dissalatori, laghi artificiali, droni per i contadini, le armi contro la siccità. E poi vediamo anche quella che è l'altra faccia della medaglia, cioè la tecnologia al servizio dell'ambiente. In Liguria un impianto nell'ex Ilva e 150 km di tubi verso la pianura padana. In Veneto irrigare meno, risparmiare il rubinetto nei campi, lo apriranno i satelliti, quindi una sorta di grande fratello che saprà indicare quelli che sono anche le procedure per irrigare in maniera efficace e non sprecona. Andiamo in Toscana, la scelta dei nuovi pozzi, ma la svolta in Val d'Orcia col grande invaso artificiale, mentre in Puglia c'è un maxi investimento da 100 milioni per desalinizzare l'acqua del mare.
Continuiamo a sfogliare il primo piano, arriva quindi il super commissario alla siccità, la Lega si prende i poteri sulle dighe, l'intesa Fratelli d'Italia detta i tempi e le competenze di quella che sarà una nuova figura, l'incarico a Salvini o a un suo fedelissimo. Andiamo all'interno, sarà nominato la prossima settimana, resterà in carica fino a dicembre, quindi si continua con la linea degli incarichi segmento per fissare anche una sorta di timeline per le verifiche del lavoro. Parliamo del commissario per l'emergenza siccità, la cabina di regia per far fronte in vista dell'estate all'aumentare della carenza idrica. Il braccio di ferro, vedete, tra Fratelli d'Italia e Lega si conclude. Francesco Lollobrigida scrive le competenze e la durata del nuovo plenipotenziario contro la siccità che rimarrà in carica fino a fine anno. Matteo Salvini decide il nome, rimuovendo così le sue perplessità sulla figura unica. A me non interessa la gestione dell'emergenza, basta che il modello funzioni, ha detto il ministro dell'Agricoltura ai partecipanti alla cabina di regia che si è tenuta appunto a Palazzo Chigi. Il personaggio, il Nobel per l'acqua, Rinaldo, il prof con passato da rugbista, ma il mio sogno è salvare Venezia. 68 anni, veneziano, insegnante, e proprio mentre l'Italia si prepara a celebrare il giorno dell'acqua e un'estate torrida, arriva il primo Nobel dell'acqua a un italiano, classe 54, veneziano, non capiamo chi è, ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Padova, accademico dei Lincei, direttore del laboratorio di ecoidrologia a Losanna ed ex campione azzurro di rugby. Andrea Rinaldo ha vinto appunto lo Stockholm Water Prize, il massimo riconoscimento, hanno giudicato il mio lavoro, vogliamo capire qual è stato il merito proprio, hanno giudicato il mio lavoro straordinario, mi sembra un po' esagerato, ero in treno, la linea andava e veniva, poi ho avuto la conferma e mi sono emozionato, sarà il re a darmi il premio, cenerò con la regina. Il premio arriva mentre si nomina un commissario alla siccità in Italia e ovviamente è un segnale forte che da un lato striglia il bel paese, dall'altro premia l'eccellenza. Il primo piano, la lotta ai clan, i boss temono i cittadini liberi, ribellatevi o sarete complici. Mattarella chiama i giovani, ieri a Casal di Principe in Campania il Presidente della Repubblica Italiana ha parlato direttamente al cuore dei ragazzi dicendo di dire no alla camorra. Battere la criminalità è possibile. Mattarella celebra Don Diana, un eroe moderno, incontra gli studenti, pranza in un ristorante confiscato ai clan. La lotta alle mafie riguarda tutti, non si può restare indifferenti o si rischia di diventarne complici. Batterle è possibile. Quindi le parole davvero del Presidente della Repubblica che vedremo più avanti non è mancato nel commentare drammaticamente anche quanto accaduto a Napoli con l'uccisione di un giovanissimo per mano di un altro giovanissimo, il presunto killer è stato fermato, anche in quel caso Mattarella ha parlato duramente del caso e ha parlato direttamente al cuore delle giovani generazioni. Intanto sulle mafie dice: battere tutte le mafie è possibile, la Repubblica considera questa lotta prioritaria, ma nessuno può voltarsi dall'altra parte. Ore 11, Casal di Principe, 20.000 anime, troppe case abusive e 100 beni tolti ai clan dei casalesi. Il potente cartello criminale rivelato da Roberto Saviano tributava un'ovazione alla Presidente della Repubblica, arrivato per celebrare Giuseppe Diana, Peppe Diana, ed eroe moderno. Intanto l'intervista anche al procuratore nazionale antimafia Melillo, fondi Unione Europea e rischia infiltrazioni, l'Europa esige controlli e certezze, la visita ad alto contenuto simbolico del capo dello Stato in Campania è un fatto straordinario, un riscatto civile, sulle intercettazioni il problema è il gap tecnologico che mette le nostre polizie ai margini della cooperazione internazionale. Ma guardiamo anche i punti essenziali sul PNR. Sul piano nazionale di ripresa e resilienza c'è la spinta costante del Quirinale perché l'occasione non venga sprecata. Più volte sulla Costituzione Mattarella ha sottolineato anche la carta resta la nostra bussola, che la carta resta la nostra bussola. Sanremo ne ha celebrato l'anniversario, Roberto Benigni ha esaltato i valori a partire dall'antifascismo.
Andiamo avanti, torniamo sempre su Repubblica guardando proprio la carrellata di pagine iniziali e continuiamo a sfogliarla insieme. Continuiamo a sfogliare Repubblica e parliamo ancora del governo alla prova. Un primo piano, un approfondimento, il PNRR, l'Italia allontana dai target di marzo. I comuni pagano i ritardi di Roma. Di cosa si tratta? Mancano le riforme sul codice degli appalti, della semplificazione e governance. Da asili nido all'idrogeno in ballo ci sono 16 miliardi della tranche di metano 2023. Intanto l'Epore commenta: possiamo anche spostare i fondi dal sud alle strade, ma così non si risolvono le disuguaglianze. E Raffaele Fitto, ministro agli affari europei, sud e PNRR, ha davvero un obiettivo importante da centrale, che sono quelli degli obiettivi di marzo. Manca ancora il visto dell'Europa, pensate, su 55 obiettivi del piano consegnati a dicembre, condizione per il terzo versamento da 19 miliardi all'Italia, quindi step to step ovviamente vanno centrati gli obiettivi per avere l'assegnazione delle risorse, un'attesa lunga dietro cui emergono le perplessità dei tecnici di Bruxelles per dossier come la concorrenza o le concessioni portuali. Nell'attesa l'avvicinamento al prossimo traguardo di giugno, rata da 16 miliardi, si annuncia già in salita entro la metà dell'anno. L'Italia deve completare 27 tra target e milestone, di questi 15 vanno centrati entro il 31 marzo, quindi queste sono le scadenze. Intanto nomine Giorgetti in media tra Meloni e Salvini, dubbi su Donnarumma, in bilico il passaggio dalla D di Terna a Enel, via libera a De Scalzi, De Mita a Sport e Salute. Giuseppe Meloni vorrebbe candidare il manager figlio di, nipote di Ciriaco alla presidenza di Sport e Salute, quindi un valzer di nomi e un ventaglio di scelte tra cui poter optare. Intanto il nuovo PD, cannabis, videogame e al piano Schlein diventa pop in TV. La segretaria del PD da Catalan rilancia sui diritti delle coppie gay, che ansia guidare i Dem, la strada in salita ma le scarpe comode. Scontro con Renzi su Palazzo Vecchio, imbrattato, domani il debutto a Bruxelles, slitta il vertice sui capigruppo. Intanto la prima foto rubata insieme di Elli e Paola, lei è sarda, 28 anni, l'immagine della coppia col cane Pila sul settimanale, scatto pubblico rubato che appunto mostra da diva e donna la coppia. Sulla sua vita privata ha sempre chiesto discrezione, sono molto riservata, ha detto la nuova leader del PD, la risposta sbrigativa sul punto ripetuta in loop con richieste ai parlamentari più vicini, in pochi che la conoscono e la frequentano davvero, di non fornire assist ai cronisti. Unica mezza concessione, ospite da Daria Bignardi nel 2020, ho amato molti uomini, ho amato molte donne, disse facendo coming out. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta. Quindi anche spaccati di vita privata che arrivano dai vertici della politica italiana. Ma intanto ci sono le questioni delicatissime internazionali, armi a Kiev, Meloni nella tenaglia, Lega e Movimento 5 Stelle frenano sugli aiuti, i distinguo del carroccio sulle spese militari apprezzati da Conte. Meloni invece difende la linea atlantista e sulla strage di Cutro attacca: io sono una madre. La telefonata con von der Leyen, azioni coordinate sui migranti è necessaria. Andiamo avanti rapidamente anche le altre pagine. Guardiamo quali sono le notizie del giorno. Proiettili all'uranio per l'Ucraina, l'ira di Mosca, Londra pagherà. La missione della sottosegretaria alla difesa britannica scatena le minacce di Putin, che dice reagiremo. Intanto dalla Cina, sempre più vicina ad uno scontro nucleare, ma il Regno Unito spiega nulla a che vedere con gli ordigni atomici. E poi ancora dal Kuwait ai Balcani lo spettro delle armi tossiche che seminano malattie, perché ovviamente si riflette sui disastri ambientali e umanitari che vengono scatenate non solo dalla guerra ma anche dalla guerra nucleare, che ovviamente ha ripercussioni che invadono l'ambiente per anni e anni dopo.
Affari milionari e gasdotti. La Cina all'incasso da Putin, gli Stati Uniti su Kiev di parte. La Russia offre energia e contratti in cambio del sostegno sulla guerra, sancendo la propria dipendenza da Pechino. Washington, fine del conflitto, sempre più lontana. Intanto forza della Siberia 2 potrebbe far arrivare in Cina fino a 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, quindi lo scontro sull'energia diventa la pietra appunto di bilancia appunto per questa guerra che si vede tanti paesi coinvolti. La sfida alle presidenziali: sarò una motosega, il super populista Milei infiamma l'Argentina. Ultraliberalista, promette tagli su tutti, i politici sono ladri e criminali, vola nei sondaggi mentre l'inflazione è al 100% e strangola l'economia, quindi una vera e propria sfida importantissima per le prossime politiche che riguardano le presidenziali in Argentina. Nello specifico il candidato leader propone drastiche riduzioni di spesa nei ministeri, banca centrale da bruciare, quindi infiamma la campagna elettorale con lanci di strali contro i costi della pubblica amministrazione e della politica. Intanto c'è la quinta volta di Murdoch, spero sia l'ultimo matrimonio, a 92 anni, cambiamo proprio argomento, il magnate convolerà a nozze con la 66enne americana Smith, quindi un nuovo matrimonio. Guardiamo anche la carrellata di nozze per Murdoch: da Patricia, Anna, Wendy e Jerry, le quattro mogli, e adesso arriva la quinta. Queste le notizie che abbiamo guardato insieme sulla Repubblica di oggi, ma adesso ritorniamo sulla schermata principale, apriamo l'approfondimento tutto campano, partiamo da Napoli e partiamo da Repubblica Napoli. L'apertura è dedicata appunto agli chalet di Mergellina, all'assassino che è stato arrestato del 18enne Francesco Pio Maimone. Francesco Pio ucciso da un 20enne di barra con il suo stesso nome, figlio di un boss ammazzato, il migliore amico della vittima, pensavo fosse svenuto, la vita è inutile. Quindi le parole di questo amico, si chiama Carlo, lo abbiamo ascoltato anche noi nel corso del telegiornale, sono davvero drammatiche e raccontano la tragedia del morire a soli 18 anni, pensate, per una lite tra persone che Francesco Pio non conosceva neanche. Intanto al centro una foto potentissima del presidente a Casal di Principe Mattarella sulla tomba del sacerdote ucciso dal clan Don Peppe Diana. Mattarella si commuove: giovani, la mafia si può battere. Quindi davvero molto molto toccante l'intervento del presidente della Repubblica italiana. Andiamo subito sul primo piano, parliamo della cronaca: delitto a Mergellina, ha preso il killer del 18enne, vittima innocente, un 20enne di barra. La rabbia di Carlo, ve lo accennavo prima, il migliore amico, pensavo che fosse svenuto soltanto, poi ho capito, la vita è inutile, non posso darmi pace, ma perché questi ragazzi per sentirsi forti devono usare la pistola? E poi ancora, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, intanto Francesco Pio Valda, un passato difficile alle spalle, il padre venne ucciso in un agguato di camorra, secondo la ricostruzione degli inquirenti è stato lui a sparare davanti agli chalet di Mergellina alle 2:20 della notte tra domenica e lunedì, al culmine di un diverbio tra due gruppi di giovani provenienti dal rione Traiano e dalla periferia orientale, iniziato con un pretesto davvero banale, una scarpa macchiata, uno dei proiettili esplosi in strada all'altezza uomo ha ucciso una vittima innocente. Francesco Pio Maimone, lo vediamo nella foto, che sognava di fare il pizzaiolo, non aveva alcun legame con le logiche criminali e sognava un lavoro appunto da poter, che gli potesse dare una vita serena, vita che purtroppo è stata spezzata. Arriva la svolta nelle indagini e c'è tanta rabbia e dolore a pianura per la morte di questo giovanissimo. Andiamo sull'altra pagina del primo piano, l'intervista. Massimo Luise, lo dissi un anno fa, ci scappa il morto. SOS inascoltato. Subito un presidio fisso alle telecamere in tutta la zona. Sono inattive le forze dell'ordine, chiedono a noi filmati degli apparecchi interni. Poteva essere mio figlio, i giovani vengono qui perché è terra di nessuno. I proprietari degli yacht dicono è una zona abbandonata, quindi questa è l'emergenza di Mergellina.
Intanto il sindaco Manfredi, rafforzare le associazioni è un antidoto alla violenza giovanile, colpisce che si uccide davvero per futili motivi. Intanto anche il presidente Mattarella, indignato e addolorato, ha commentato quanto accaduto a Napoli e ai ragazzi dice: siate fieri di Don Diana, la mafia si può battere. Il capo dello Stato a Casal di Principe rende omaggio e sul diciottenne di Mirgellina gli dice: la crudeltà gli ha tolto, vedete, il futuro. Intanto, andiamo sull'altra pagina, si emoziona Mattarella nella chiesa dove fu ucciso il prete, il paese qui non c'è solo camorra, quindi anche tanta voglia di riscatto nella terra del clan dei Casalesi. La visita del presidente ha mosso e smosso anche coscienze e animi di chi da anni prova a costruire un futuro in una terra dilaniata dalla mala organizzata. Cambiamo argomento e parliamo anche dei problemi di Napoli. Napoli alle prese con il traffico, via Acton chiude un'altra corsia, rischio caos, scatta un piano, viabilità deviata verso la corsia centrale del tram, altri percorsi ad ostacoli per le auto. Quindi un'altra giornata di passione per i napoletani alle prese con cantieri seminati dalla zona di Via Foria, ma non solo, si arriva fino alla Marina con tante, appunto, via Acton e tante altre strade che a intermittenza sono chiuse o ridotte per carreggiata per gli interventi. Oggi intanto è la giornata mondiale dell'acqua, la protesta dei comitati in piazza, a Piazza Municipio il movimento guidato di Zanotelli, difendiamo la gestione pubblica contro le multinazionali. A San Giorgio il convegno dell'ente idrico regionale, troppe falle nella rete, la rete Colabrodo che spreca tanta troppa risorsa. San Giovanni Bosco, rinviata l'apertura del pronto soccorso, slitta la data del 3 aprile per mancanza di personale ed è dramma sanità al San Giovanni Bosco, un presidio sanitario necessario per i napoletani. Tante proteste, poi ancora Napoli Sport, l'Italia chiamò, Napoli colora d'azzurro le piazze, un caso che sta infiammando il dibattito anche per tanti monumenti, ovviamente danneggiati da questa voglia di azzurro che ovviamente in molti casi viene contestata perché ovviamente non va a, insomma, il colore non va, appunto, non deve essere applicato sui monumenti. Da Repubblica Napoli andiamo sulle cronache di Napoli, anche qui l'apertura è sul killer di Mirgellina. A Pianura i guaglioni dei Mazzicano hanno esultato sugli scooter alla notizia dell'arresto, i fermenti rispetto a questa tragedia che si è consumata tra gli chalet di Mirgellina cartolina di Napoli che si sporca di sangue, svolta nel delitto di Checco Maimone, in manette il figlio di un affiliato al clan Cuccaro, risponde di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Intanto Napoli in balia dei criminali, figlio di un consigliere della quarta municipalità, picchiato e rapinato in strada, la città è fuori controllo, dice il consigliere Tortora, botte per uno smartphone, Tortora dice c'è bisogno di una videosorveglianza efficace. Intanto andiamo anche a Secondigliano, ancora cronaca, blitz nelle abitazioni dei familiari e amici dei detenuti, sotto chiave anche denaro e pizzini, 14 indagati, mentre a Santa Anastasia uomo degli Anastasio trovato morto, sulla testa una ferita di arma da fuoco, quindi continuano molto molto pesantemente gli scontri e fibrillazioni tra i vari clan in lotta per il controllo della mala su Napoli. Dalle cronache di Napoli torniamo sulla schermata, guardiamo una nuova panoramica delle prime pagine e andiamo a guardare insieme quelle che sono le notizie che arrivano anche da Caserta, le cronache di Caserta. Don Diana, eroe dei nostri tempi. Emozione e impegno a Casal di Principe per l'arrivo del capo dello Stato. Mattarella, dal suo no alla camorra, c'è stato il risveglio di Caserta. Sulla tomba nella chiesa del martirio, mafiosi vili, dice il prete, intanto venne ucciso dal clan come il fratello Piersanti. A scuola intanto il selfie insieme agli studenti, dice Mattarella, voi siete i veri testimoni della speranza. E ai politici date risposte immediate alle emergenze ed esigenze dei territori. E qui lo vediamo mentre stringe la mano al sindaco di Casal di Principe. Torniamo sulla schermata, guardiamo anche le notizie che arrivano da Salerno.
Curarsi è un diritto, non è un privilegio, non condannateci a morte. La protesta delle pazienti oncologiche, Teresa Giordano, gli esami diagnostici hanno cifre elevate che non tutti possono permettersi. De Luca faccia qualcosa, Francesca Branco, un'altra voce, serve un fondo ad hoc, lottiamo per sopravvivere, paghiamo anche il ticket, c'è chi non si cura per mantenere i figli. Quindi davvero storie drammatiche che parlano di quella che è l'assistenza sanitaria che manca per persone in lotta per la vita. Il fatto non sussiste, ha assolto il giudice Corrado D'Ambrosio, fine di un incubo per il magistrato della prima sezione del Tribunale Civile di Salerno. E poi ancora andiamo all'interno. Le persone chiedono le sale ma poi restano vuote e non ci vanno. Il sindaco Napoli: resta un settore in crisi. L'architetto intanto Vincenzo Adinolfi tra i titolari dell'ex Cinema Astra, la polemica dopo la chiusura del cinema Apollo. Quindi anche i nuovi problemi che hanno a che fare con le multisale che vivono davvero un periodo di grande difficoltà e manca l'attenzione, dicono anche da parte degli amministratori. Ancora, comunità Emmanuel, missione di squadra, dipendenze, la struttura di Eboli sceglie l'alleanza terapeutica per curare i sei ragazzi del servizio civile, un'esperienza umana incredibile che forma e arricchisce. Queste le notizie dalle cronache di Salerno, ma guardiamo anche l'altro quotidiano di Salerno, La Città. Anche qui l'apertura: malate di cancro costrette a pagare le cure, la protesta delle pazienti salernitane, i fondi sono insufficienti, l'affondo a De Luca, per noi un'assistenza più rapida. Le guardiamo tutte schierate mentre fanno rete per cercare assistenza, soluzioni ed efficacia nelle cure. Debiti in aumento, i tecnici all'ente, rischio dissesto. E poi ancora Ruggi, l'ANAC blocca la gara dei parcheggi. E poi a Mingardo, siamo a Camerota, Mingardo e Tritò, il prefetto convoca sindaco e parco, quindi anche i problemi del Cilento attenzionato speciale, ovviamente in vista della nuova stagione estiva che vedrà arrivare tantissimi turisti nella bella terra cilentana. Torniamo sulla schermata e adesso cambiamo modulo di informazione, guardiamo insieme le news che arrivano dal portale 8pagine.it. Ecobonus, la finanza scopre la maxi truffa, 21 indagati, siamo ad Avellino, un vero e proprio terremoto, perquisizione dalle prime ore del mattino dei militari della finanza e che riguardano il sequestro preventivo emesso dal GIP di Avellino per i crediti d'imposta inesistenti. L'indagine è scattata da un'analisi di rischio del settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura, questo è il comunicato appunto che vedremo nelle prossime ore, avremo anche maggiori particolari su questa notizia. Benevento, una 12enne, mi ha toccato anche parti intime, il PM cambia ed aggrava l'accusa. Poi ancora andiamo a vedere anche Caserta. Malviventi scatenati nel casertano, rubano auto e speronano agenti arrestati. Rocambolesco inseguimento lungo le strade cittadine a Santa Maria Capua Vetere e l'arresto appunto che avviene nel casertano. Poi ancora vediamo anche la prima pagina di Napoli, qual è la notizia di punta, l'omicidio di Francesco Maimone, il decreto di fermo per l'assassino, abbiamo già approfondito sui quotidiani cartacei. E ancora Salerno, bengalese ucciso a Capitolo San Matteo, giovedì l'autopsia, poi ancora vittime innocenti delle mafie, il loro ricordo deve restare indelebile, le parole del vice ministro, a loro va la nostra più profonda gratitudine. Intanto in Campania De Luca attacca il governo, basta truffe ai danni del mezzogiorno, fumatori incalliti, il record in Campania, 10.000 morti all'anno, direttiva europea sulle case green, ecco cosa bisogna sapere. Queste le notizie che arrivano dal portale 8pagine.it. Ma intanto vi auguro una buona giornata, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14.30 con il TG Sport. Grazie ancora e buona giornata.